era patito per le motociclette e aveva una stupenda motocicletta di marca austriaca, credo che non esistano più, una Puch, che era una motocicletta velocissima. E una volta mi prese in sella e fece il giro della città universitaria. E io guardai il tachimetro e segnava 80 e lui mi gridò: siamo a 80. E io dissi soltanto: miglia, miglia. Lui è un tipico esponente della meccanica quantistica, quella grande, insomma, della grande scuola tedesca degli anni 30. Io ho sempre imparato moltissimo da Tuscek. Tuscek a quei tempi veniva anche a Pisa, dove io ero studente alla scuola normale, facevo delle lezioni, ed era di una estrema facilità di contatto, cioè voglio dire, gli piaceva mischiarsi con gli studenti, gli piaceva mischiarsi con i giovani. Andavamo a casa sua, lui ci faceva sentire le operette di Gilbert e Sullivan. Ma chi sapeva a quell'epoca chi erano Gilbert e Sullivan? C'era questo senso di entrare in un mondo che non era più italiano, ma era in qualche modo europeo. La sua immaginazione, la sua immaginativa era assolutamente straordinaria. Il suo umorismo era quello dei grandi autori austriaci, di Karl Kraus, per esempio, di cui era quasi un fanatico lettore. Il suo modo di disegnare era quello di Schiele, di Kokoschka. Io ho sempre, diciamo, invidiato Bruno, perché lui quando scriveva una cosa, scriveva una cosa, partiva subito con delle formule semplici, chiare, che non avevano mai bisogno di essere corrette, che scorrevano. Fu un poderoso creatore di una scuola di pensiero teorico. Insomma, vi lascio immaginare che emozione si può provare vedendo una persona di questa fatta. In 1974, the Italian Accademia dei Lincei, Italy's equivalent of the Royal Society, invited Bruno Tuscek to give a lecture on the history of storage rings. Sometime after his talk, the first chapters of an unfinished work were written. I would like to describe the history of the Frascati storage rings, Ada and Adone. I'll try to explain how so large a plan was born and how it grew from its initial conception, drawing on theoretical and experimental physics and on engineering, without hiding the false hopes, disappointments and mistakes, and the suffering they caused. And how finally we completed an enterprise to which so many people gave all they could in the 14 years since the beginning of 1960. Il primo settembre del 53 all'istituto non c'era praticamente nessuno. Entrai nel mio studio, avrei voluto sapere cosa era successo in quell'anno, ma non c'era nessuno. Dopo pochi minuti che ero entrato nel mio studio sentivo bussare alla porta e entrò una persona che non conoscevo e che si presentò, ed era Bruno Tuscek. One day in September 1952, Bruno Tuscek met Bruno Ferretti at the Guglielmo Marconi Physics Institute at Rome University. He'd already been to Rome on several occasions, since his aunt Ada, a sister of his mother Camilla Veltman, was married to an Italian and was living there. This meeting with Ferretti and the understanding immediately established between them made him want to stay on in Italy. Edoardo Amaldi, director of the Rome Physics Institute, aware of and fascinated by Tuscek's drive and skills, did his best to find a position for him. Allora gli parlai di un lavoro che avevo in mente di fare. Tuscek stette a sentire, poi ritornò nel suo studio. Dopo circa un'oretta, forse meno, bussò alla mia porta di nuovo e disse: sì, quel problema si può risolvere sostanzialmente nel modo
si era detto prima, si potrebbe andare avanti. Questo fu un caso in cui, senza conoscerci, entrammo in collaborazione per un periodo che si protrasse con magari delle interruzioni, ma per 4 anni. We had reached 1954, the year of Fermi's last trip to Italy, a time for reconstruction. In those early post-war years, the glorious past was returning. Figures like Bruno Rossi, Gilberto Bernardini, Enrico Persico, and of course Fermi himself, had returned to visit the Italian universities and scientific institutes. Enrico Fermi stood out during the final moment in the great tradition started by Pietro Blaserna, who founded the Royal Physics Institute in the Via Panisperna. Since 1918, also Mario Corbino had been fostering young talent and building a school of modern physics in Italy. The collaboration of all these great minds, however, would last less than 10 years. At the time of Fermi's departure for the USA in 1938, which followed his winning of the Nobel Prize, the Via Panisperna group had dispersed. Only Amaldi remained in Italy to witness the war years, which he himself dubbed the disaster of Italian physics. Subito dopo la partenza di Fermi e degli altri scienziati in genere, fisici in particolare, che hanno lasciato l'Italia nel 1938, c'è stato un periodo veramente di grande depressione. Questo periodo è durato per parecchi anni e oggi, a distanza di tempo, possiamo dire che gli sforzi fatti non sono andati perduti. Italy was recovering from the disasters of World War II. Physicists working on frontline research were without proper laboratories, means or resources. They turned to cosmic rays which fall from the sky. Cosmic ray research, pioneered by Bruno Rossi in the early 30s, had continued all through the war years. In 1947, Marcello Conversi, Ettore Pancini and Oreste Piccioni published the results of a historical experiment, which, as Fermi immediately understood, was considered the birth of modern particle physics. Heirs to the pioneering spirit of Fermi and Rossi, Eduardo Amaldi and Gilberto Bernardini, still in their 40s, mustered new forces with those who were still in Italy. They started a research program which included setting up the Testa Grigia laboratory high up in the mountains on the Plateau Rosa, just above Chavinia, at an altitude of 3,500 meters. Meanwhile, other scientists, among them Giuseppe Occhialini, Gleb Vategin, and Enrico Persico, had returned to Italy and were to foster the new generation of physicists. In the early 50s, important international collaborations focused on investigating cosmic rays using nuclear emulsions mounted on high-altitude balloons. The success of these simple and inexpensive experiments, for instance, the G-Stack project of 1953, led to more ambitious collaborations among European laboratories. This was the state of things in Rome at the time of Tuschek's arrival. Although he was just over 30, he already had a full and adventurous past. Was born in Vienna on the 3rd of February 1921 to Franz Xavier and Camilla Weltmann. His mother died when Bruno was 10 years old. His mother's Jewish origin put him in danger when the Nazis occupied Austria. Tuschek was forced to leave school but managed to get his high school diploma anyway with private tutors. He exhibited precocious talent and curiosity both in the sciences and in the arts. This is a group of generals that he drew when he was 5. He never lost his passion for drawing, admiring the great icons of his age, Egon Schiele and Oskar Kokoschka in particular.
his life, he shared an intellectual rapport as well as close friendships with eminent scientists. Arnold Sommerfeld, Wolfgang Pauli, in the front line of theoretical physics at the time, Hans Thiering and Werner Heisenberg. After completing his studies in Hamburg and Berlin, in close contact with Rolf Widerow, Tuschek started working on accelerators, correcting some errors in the design of the first European 15-MeV Betatron, built in Hamburg in 1943 and 1944. Unfortunately, the Gestapo arrested him and he was taken to a concentration camp. After the war and many complicated adventures, he managed to graduate in Göttingen in the summer of 1946 with a thesis on the theory of the Betatron. Then he moved to Glasgow, where he stayed until 1952. After that, he moved to Rome. Dear Professor Pauli, thank you very much for the letter you sent me and which I am now answering. Although I recently had an accident with my motorbike, and I'm afraid my letter might sound more stupid than usual. I'm currently working with Morpurgo and Radicati, currently in Naples, on time reversal and its relation to the problem of reversibility. Ci mettemmo in contatto con Radicati andandolo a trovare a Napoli, dove lui era diventato appena professore. Avemmo una discussione per un pomeriggio con Radicati in cui impostammo questo lavoro, che si riferisce a quella che si chiama l'operazione di inversione del tempo nella fisica delle particelle e che è una di quelle operazioni che acquistarono particolare interesse proprio in quegli anni. Quindi da questo punto di vista fummo estremamente tempisti, perché poi si sviluppò un intero campo attorno a queste cose. Tutto questo fu fatto in pochi mesi e vabbè, eravamo giovani. Le cose si muovevano con infinita rapidità. Ogni anno si aveva un panorama sempre più chiaro, sempre più dettagliato di cose che fino a poco prima non si capivano assolutamente. All'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam, le Conseil européen pour la physique nucléaire a fixé le siège du futur Centre international de recherche atomique. Le conseiller d'État genevois Picot, le prix Nobel danois Niels Bohr, ses compatriotes Nielsen et Hansen, les savants hollandais Bakker et De Groot, le haut commissaire français à l'énergie atomique Perrin, l'atomiste italien Colonetti, le célèbre prix Nobel allemand Heisenberg et, au nom de l'UNESCO, le professeur Auger ont pris part aux délibérations. Les délégués ont porté leur choix sur Genève, à la grande satisfaction du président, le professeur Scherer de Zurich. Dans la campagne genevoise, à Mérin, va s'élever l'Institut européen pour les recherches nucléaires. On établit maintenant les fondations de ce qui sera le cœur du laboratoire international et qui contiendra le synchrocyclotron. Des murs de béton puissants et fortement armés seront les parois de ce cœur. Nous voyons le gigantesque anneau du proton synchrotron. Le laboratoire et les murs épais qui abriteront ce proton synchrotron. Cet anneau a un diamètre de 200 mètres. Il doit, aussi incroyable que cela puisse paraître, être construit au dixième de millimètre. Ici, les protons, les particules atomiques, circuleront presque à la vitesse de la lumière. At the same time that CERN, the European Center for Nuclear Research, was created in Geneva, Amaldi, one of the principal promoters, and other senior Italian physicists started a National Institute for Nuclear Physics, operating over the whole Italian territory. Gilberto Bernardini was the first president. Fermi's vision involved a national physics laboratory equipped with a cyclotron, but this project never got started. Instead, the Roman team produced a Cockcroft and Walton machine, which started working in 1939 at the Istituto di Sanità Pubblica, Public Health Institute. But in the intervening years, accelerators had been reaching much higher energies, and the synchrotron had been invented. In 1953, the newly formed INFN proposed the idea of a national research laboratory and within it the construction of an electron synchrotron.
This project needed a dedicated group of researchers, which was organized by Giorgio Salvini, who was chosen by Amaldi as project leader. Due personaggi importanti della fisica, Edoardo Amaldi, Gilberto Bernardini, si consultavano tra loro, uno dall'Italia, l'altro dall'America. Entrambi conclusero che occorreva dare all'Italia un laboratorio nazionale. Sicché si decise nel 1953 di fare il laboratorio nazionale. Non si sapeva ancora dove, ma lo si voleva. Fu Gilberto Bernardini che spinse le iniziative e decise di affidare la direzione dei laboratori a un uomo abbastanza stubborno, come pensava che io fossi. Bene, guardate che eravamo giovani, non guardatemi adesso, avevo 33 anni e mi scelsi come collaboratori, che divennero poi formidabili esecutori e creatori di nuove ricerche, delle persone appena uscite dall'università. Scelsi, d'accordo con Analdi, i primi della classe. Partimmo con l'idea di fare una macchina, si disse allora, da 600 MeV. Quatto poi il pensiero crebbe, nessuno lo sapeva bene, ma la macchina divenne da 1100 MeV quando venne eseguita. Una delle macchine più potenti per elettroni in tutto il mondo. It was the first step towards independence from the unpredictability of cosmic radiation. From now on, it was hoped, we would not have to wait for the happy events descending from the skies. We would make these happy events happen ourselves. When Fermi made his second and last trip back to Italy in 1954, Salvini and Persico consulted him on the choice of energy to use in the electrosynchrotron. This proposal was a challenge to fashion, which at the time was more inclined to produce machines to accelerate protons. For this reason, it was a courageous proposal, which laid down a line to which the laboratories of Frascati have remained faithful to this day. Si doveva scegliere la sede. Si fece una gara tra le città e le città si misero in gara per avere il sincrotrone. E in questa gara sembrò che vincesse Pisa, poi Roma. Alla fine, per varie ragioni, si venne sul posto dove adesso siamo. Frascati is a small town, about 20 kilometers from Rome, one of the so-called Castelli Romani. The Roman castles, situated on the north slope of the Tuscolo, one of the foothills of the impressive mountain range that forms the spine of Italy. Until June 1955, there was nothing there except dark shrubs and scattered vineyards, producing a light wine beloved by Romans. There was a dusty road leading up to the place, and there was no water. The nascent laboratories had to wait till 1957, when a well that was frantically dug almost through to Australia started to promise a sufficient yield. Non c'era niente a Frascati, era prato, era Barbatelle. Prima di Frascati si lavorò per un anno, due o tre, a Pisa e poi a Roma. Mi ricordo questi trasporti da Pisa a Roma, un camion che ci teneva tutti. Da Roma a Frascati, due o tre camion in 3-4 viaggi, perché avevamo intanto costruito molti pezzi, anche se non sul posto. Dividendoci in squadre, si portarono avanti i pezzi della macchina. Quale macchina? Si era deciso di fare un sincrotrone. Questo sincrotrone era una macchina per elettroni e si decise di fare questo invece con un altro tipo di macchina per elettrone, l'acceleratore lineare, sull'esempio di Stanford in America. E mi ricordo in questa occasione l'intelligenza di tanti. Certo, eravamo tutti quanti giovani, ma c'era anche a capo del servizio teorico un anziano, Enrico Persico, che allora era sui 50 anni, illustre professore di fisica teorica, già illustre prima e illustre dopo, il quale guidava tutte queste ricerche teoriche. Frascati, avevo detto che era un campo di Barbatelle, non ancora aveva una buona strada,
si faticò per l'acqua, comunque si cominciò a montare. Vivevamo nelle baracche con poca acqua in mezzo alla polvere, però eravamo talmente carichi di entusiasmo che tutto andava bene. Mi ricordo che in una di queste baracche feci uno dei miei primi seminari che riguardava l'appena scoperta non conservazione della parità. Frascati ovviamente si presentava come il laboratorio di punta, il luogo in cui avvenivano le ultime novità. E quindi tutti i giovani teorici ne stavano venendo fuori a Iosa, in particolare grazie all'azione di un grande teorico che era Raoul Gatto. E poi c'era Bruno Tuscek che lavorava molto con gli ospiti del momento. E c'era Giacomo Morpurgo, detto Pimpi, c'era Luigi Radicati, erano tutti lì. E questo problema delle simmetrie si stava facendo una gran strada e tutti loro erano buttati sullo studio delle simmetrie con tecniche molto, molto avanzate. In the meantime, a large amount of new experimental data had been gathered, which led Chen Ning Yang and Sung Dao Li to the extraordinary conclusion that there was no experimental proof to support invariance under space reflection in beta decay. Many scientists considered this idea to be a total revolution in physics. Fu considerata rivoluzionaria da Pauli, per esempio, che era molto attaccato al fatto che ogni interazione dovesse conservare la parità. Ma per noi che avevamo esaminato in dettaglio queste cose, andava bene sia che la parità fosse conservata o no. For most physicists, Li and Yang's conclusion came as a total shock. Parity is indeed violated in weak interactions, as was shown a few months later by Chen Xing Wu's group. Weyl's theory of two-component neutrinos, which Pauli opposed, came back into the limelight and was revived by Salem, Landau, Yang and Li. Tuscek, who was already working on time reversal, had also considered parity among the fundamental symmetries. Wu's groundbreaking efforts were published by Time magazine on the 28th of January 1957, just as Tuscek published his work in the Nuovo Cimento in Italy. The operation of chiral symmetry first appeared in this paper. Mi ricordo che Bruno scrisse un lavoro molto bello sul neutrino in cui tirava fuori la possibilità che nel caso del neutrino la grandezza non osservata fosse proprio legata all'elicità. Bruno capì subito che c'era una chance di dare un'interpretazione fisica di questa violazione come dovuta in qualche modo all'allineamento dello spin, che è la rotazione intrinseca di ogni particella elementare, ad esempio di un elettrone, con la direzione del moto. Quindi praticamente l'elettrone emesso nel decadimento beta avanza e ruota come un'elica, diciamo, e questo è quello che si chiama l'elicità. Questo è un concetto che ormai è entrato nel modello standard, cioè nel modo in cui noi oggi capiamo le particelle. Starting from the academic year 1953-54 until 1961-62, Tuscek taught classes at the University of Rome in the postgraduate Scuola di Perfezionamento, where he was assistant director. He also gave lectures in Pisa during the same period. His lectures were brilliant and original and a source of inspiration to his students. Per noi ragazzi è estremamente difficile riuscire a mettere insieme una preparazione fatta bene di un corso di questo genere, come spesso capita quando uno ha a che fare con questi personaggi che hanno vissuto in prima persona tutta quanta la grande esperienza della fisica dell'anteguerra, insomma. Io e Barbu, poveri ragazzi, effettivamente da perfezionandi, insomma, naturalmente, o senza andare a una parola impegnativa come giovane ricercatore, quanto fosse difficile poi effettivamente collaborare, e perché alla fine risolveva tutto lui, dopo che noi avevamo fatto tutta una serie di conti, e perché effettivamente la versione finale sua era molto più brillante e molto più rapida di quello che potessimo fare noi.
Entriamo ora nella cittadella atomica di Frascati, dove si This trova is Frascati's Atomic City, which hosts the national laboratories of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Inside these buildings, there is the gigantic Italian electron synchrotron, the world's biggest electron accelerator. All parts of this machine were designed and built in Italy. This accelerator marks the entrance of our country into the nuclear age. Noi contiamo tra un mese di avere in opera l'impianto di vuoto e la radiofrequenza per cominciare poi la ricerca del fascio, cioè entrare nella fase finale di messa a punto della macchina entro 2 o 3 mesi. E per quanto riguarda la data finale, la data entro la quale la macchina sarà pronta, speriamo per la fine del 1958 e vi sono per questo fondate speranze. Nel 1958 il ciclotrone era montato. Alla fine del 58 si accese la macchina, si vide il fascio. Fummo fortunati. Quel giorno del 58, verso la fine, si raggiunsero i 70 MeV di energia e poi i 100 MeV di energia con un primo tipo di radiofrequenza. Nel 59 mettemmo la seconda radiofrequenza e si arrivò molto presto a quell'energia di 1000 MeV, quindi di 1100 che si voleva. Confesso che fu un grande successo, che fu una grande emozione per tutti, che fummo tutti molto contenti. The synchrotron had been something in the distant future, and then one day it was there and working at full efficiency. Da curiosità, perché le macchine lo attiravano, questo è fuori dubbio. Del resto appartenevano alla sua storia, ai suoi vecchi rapporti con Rolf Widerow e con i tedeschi con cui aveva lavorato, con Outermans, con Kohl Rausch. Veniva a Frascati e cacciava il naso dappertutto. Era inarrestabile, chiedeva a tutti quanti cosa fate, cosa state facendo. Toccava tutti i possibili bottoni. At the time I felt rather exhausted from an overdose of work which I had been trying to perform in the most abstract field of theoretical research. The discussion of symmetries, which had been opened up by the discovery of the breakdown of one of them, parity, by Li and Yang. I therefore wanted to get my feet out of the clouds and onto the ground again, to touch things, provided they were not at high voltage, to take them apart and to get back to what I thought I really understood, elementary physics. E quindi prendeva la sua prediletta motocicletta e veniva a Frascati, con conseguenze qualche volta, perché ebbe pure un incidente. E qui, arrivando a Frascati, alla curva di Vermicino, si infilò sotto un camion. Tamponando un camion in motocicletta, una cosa incredibile, e fu trasportato alla clinica neurologica del professor Cerletti, il quale lo andò a visitare, vide che vaneggiava e lo tenne un po' in osservazione. Poi improvvisamente tornò a vederlo e sentì che spiegava il suo incidente e diceva: io ero fermo e un camion a marcia indietro mi ha investito. Questo camion a marcia indietro sembrava assolutamente inverosimile, e così Cerletti obiettò che non sembrava possibile che il camion a marcia indietro l'avesse investito, e lui disse: ma se lei fa una inversione temporale si renderà conto. E allora Cerletti disse: basta, elettroshock, delira. In quel mentre passò uno degli assistenti di Cerletti, che poi è diventato un grande neurobiologo, che è Valentino Breitenberg, che adesso vive e insegna a Tübingen,
Valentino disse a Cerletti: non è detto che deliri, potrebbe essere un fisico. Già insoddisfatto col sincrotrone che ancora non aveva cominciato a funzionare, già insoddisfatto di quello che si poteva fare con il sincrotrone. Probabilmente tutta una serie di idee che affondavano nel suo passato, nel suo rapporto con Rolf Widerow e con la fisica che aveva potuto fare in Germania, probabilmente in questo clima gli venne in mente che una delle possibilità che Widerow aveva già contemplato in una forma molto rudimentale era quella di fare questi fasci che si scontravano fra di loro, e in particolare fasci di elettroni contro positroni. In late 1959, the American physicist Wolfgang Panofsky held a seminar at the Roman Institute in which he described a project for a machine with two tangent rings, still in the assembly phase, in which electrons would collide with electrons. In the Stanford project, there were two storage rings to be filled with electrons from a linear accelerator. The electrons in each ring were supposed to survive for hours in the vacuum chamber. The two rings had a straight section in common in which the beams stored in the two rings could collide. Budke was constructing a similar ring at the same time in Novosibirsk, but we knew nothing about it at the time. The idea of a colliding beam machine was conceived in the summer of 1943 by Rolf Widerow, with whom Tuschek had collaborated during the war. The configuration of one beam colliding with the other exploits the so-called kinematical advantage. The center of mass is fixed, and all the available energy goes into the production of new final states. For instance, two 200 MeV beams produce a final state that would need 160,000 MeV of energy if a fixed electron target were used. Indeed, in the fixed target setup, the center of mass must keep moving after the collision, subtracting a tremendous amount of energy from the production of the final state. The kinematic advantage makes for considerable saving in running the accelerator. Infatti, all'inizio, sia gli americani che i russi, forse per non dover affrontare il problema della produzione di positroni, si erano accontentati, per così dire, di utilizzare il vantaggio cinematico in uno schema diverso, che consisteva nel produrre due fasci tangenti, due anelli tangenti, due anelli magnetici tangenti, percorsi in verso opposto da particelle della stessa natura, questa volta, in particolare da elettroni che si incontravano nel punto di tangenza. In questo modo si evitava di produrre i positroni e qui potevano avvenire dei fenomeni di produzione di particelle nuove, però con un inconveniente dal punto di vista strettamente scientifico, che era che due elettroni portano una carica elettrica doppia complessivamente. Questa carica non può scomparire perché la carica è conservata in tutte queste reazioni, e quindi le reazioni che vengono prodotte non sono molto interessanti, appartengono alla categoria delle reazioni di tipo elettrodinamico, in cui gli stati finali contengono ancora solo o elettroni o fotoni. Io mi ricordo ero presente a un seminario di Panofsky sulle macchine elettrone-elettrone, per urti tra elettroni, e quasi come commento Bruno disse: ah, ma perché non fare elettrone-positrone? Sicuramente più interessante, perché elettrone-positrone si possono annichilare. E poi disse:
ma poi ancora anche più pratico, perché elettrone e positrone possono girare in uno stesso anello e non hanno bisogno di due anelli. Lui tirò fuori in quel momento, diciamo, la parte della sua conoscenza della fisica, quindi naturalmente intuì subito che sarebbe stato meglio avere urti tra particelle in cui tutta l'energia fosse diventata disponibile per creare nuove particelle, e dall'altra, quindi fisica teorica da una parte, particelle, ma dall'altra la sua conoscenza delle macchine. Bruno durante la guerra aveva lavorato, e anche immediatamente dopo la guerra, proprio alla costruzione di macchine acceleratrici, quindi aveva questa doppia capacità e passava dall'una all'altra con la stessa matematica. Tuscek era fondamentalmente un fisico teorico, quindi la sua formazione di base era la teoria. Ciononostante, accoppiava questa teoria con una straordinaria conoscenza degli acceleratori. Io molte volte ho discusso con lui di queste questioni, siamo stati molto vicini sia qui a Roma che poi anche a Ginevra durante tutta la sua attività e la mia attività scientifica, e di fatto sono sempre stato impressionato dalla profonda conoscenza che lui aveva dei problemi anche tecnici relativi allo sviluppo e all'invenzione delle particelle, delle acceleratori di particelle. Ora, in questo campo bisogna ricordare che essenzialmente ai tempi di Tuscek la ricerca si faceva essenzialmente attraverso collisioni di un fascio contro una targhetta. Questa idea era partita ancora da Lorentz negli anni 30 ed è sempre stata utilizzata e sviluppata in maniera costante attraverso una serie impressionanti di macchine acceleratrici. Dove il contributo di Tuscek è fondamentale nel sostituire il processo di collisione contro una targhetta fissa nel processo di collisione tra due particelle, quindi di fare anelli di collisione in cui due fasci di particelle si incontrano e interagiscono direttamente tra di loro. Il fattore importante di questa tecnologia è l'aumento enorme dell'energia disponibile per fare poi delle reazioni. Ci sono cose che non si possono fare su una targhetta fissa e che si possono fare con fasci di collisione. L'altra cosa importante del contributo di Tuscek è quello di aver capito che le migliori collisioni si fanno tra particelle e antiparticelle, cioè tra materia e antimateria. Dobbiamo ricordare che l'antimateria era a quei tempi una cosa assolutamente straordinaria, una cosa molto esotica. Pensiamo che ad esempio Chamberlain ha preso il premio Nobel della fisica per averla scoperta dell'antiprotone su una manciata di antiprotoni. E qui si trattava di fare dei fasci perfettamente collimati, estremamente fini, che dovessero entrare in collisione in un sistema tecnicamente estremamente complesso. Quindi è l'industrializzazione dell'antimateria. Allora bisogna inventare un modo per utilizzare più volte gli stessi positroni e gli stessi elettroni. Questo si può ottenere facendo così, immettendo questi fasci in orbite circolari. Questo si ottiene immettendo questi fasci in strutture magnetiche che li costringono a viaggiare su orbite circolari. Per esempio, supponiamo che questo sia il fascio circolante dei positroni e il fascio di elettroni, proprio per la differenza peculiare tra elettroni e positroni, che è solo quella del segno della carica, seguirà esattamente la stessa orbita, ma in verso opposto. E quindi adesso io qui disegno un'orbita che è intrecciata con quella che ho disegnato prima e che corrisponde appunto all'orbita degli elettroni. E lungo questi cammini si incontrano ripetutamente gli elettroni e i positroni che stanno viaggiando alla velocità della luce, perché sono particelle così energiche da avere velocità che differiscono di pochissimo dalla velocità della luce. E così, siccome le dimensioni di queste orbite sono dell'ordine di qualche metro, il numero di incontri al secondo è di molte decine di miliardi, lì dove si incontrano possono avvenire queste produzioni di particelle attraverso l'annichilazione, come
avevo già indicato prima, e quindi se ci sono dei contatori qui nella zona dove vengono prodotte queste particelle, questo tipo di eventi, questo tipo di fenomeni può essere finalmente misurato con probabilità apprezzabile, perché appunto il movimento su orbite circolari consente di riutilizzare molte volte gli stessi elettroni, gli stessi positroni lungo le orbite. Fu Tuscek che effettivamente ebbe il coraggio di fare quello che io chiamerei un unthinkable idea, cioè un'idea che effettivamente è impensabile dalla comunità dei ricercatori, e che nella sua mente non aveva limiti nella sua capacità di sviluppo e di realizzazione. Adesso viene un momento di agitazione, di rivoluzione benefica nella storia di Frascati. Bruno Tuscek, ispirato anche da altri fisici, realizzò che forse un modo migliore per fare fisica ad alta energia era quella di realizzare l'urto tra elettroni e positoni. Nel sincrotrone vengono accelerati soltanto gli elettroni, ma, disse Tuscek, se io potessi accelerare gli elettroni che sono negativi da un verso e nello stesso magnete i positroni che sono positivi nell'altro, quando poi questi si incontrano viene un putiferio di energia e possiamo studiare cose nuove. By 1959-1960 we realized that the high energy race required new ideas and new enterprises in Italy. A series of seminars were held in Frascati in 1959 and 1960 to focus on a new strategy for the future of the laboratories. On February 17, 1960, during a meeting called to create a theoretical physics group in Frascati, Tuscek proposed a revolutionary strategy for the laboratory, which he considered the future goal of the laboratories. Electron-positron collisions in the center of mass using the single ring of the synchrotron. The minutes of the meeting record that Giorgio Ghigo, an expert from the Accelerator Physics Group, knowledgeable in all kinds of measurements, pointed out that the synchrotron cannot be converted easily and suggested that a new 250 MeV machine be built especially for Bruno's idea. Such an enterprise didn't seem to be without difficulties, yet it deserved an in-depth study. The next day, February the 18th, 1960, Tuscek started keeping a notebook with the title SR for storage ring. He started working after a discussion with Ghigo. On the first page, he wrote the formula for the ring's luminosity. He was so excited at the project that he used the symbol Q instead of L for luminosity, the most important parameter of the machine. The equation showed that the idea was plausible. Tuscek started immediately to worry about the physics involved in the experiments. He wrote in his notebook, "Ask Gatto and Cabibbo what can be learnt from a proposed experiment." He wanted to ask them to calculate the probabilities of specific expected reactions. He soon understood that the beam lifetime needed a quantitative evaluation. Everything depended on the pressure of residual gas in the vacuum chamber. For the luminosity, he needed to know how many particles can accumulate over an average lifetime. The 23rd of February marked the beginning of Tuscek's research on injection. At what speed can particles be injected into the ring? The diary shows many tortured questions about the subject, which was to be his major dilemma. Radiation effects appeared to be a main feature too. Tuscek analyzed them very carefully. He had already studied them along with Fernando Amann and Carlo Bernardini while working on the synchrotron. Notes also follow on using variable magnetic fields for particle injection. Finally, one has to analyze the so-called phase stability, namely the grouping in short bunches of electrons and positrons along their orbits.
As usual, Tushek personally examined every idea and concept with precise numerical calculations. After 20 days of work, Tushek held a seminar on the 7th of March to pursue his new idea further. Bel giorno di marzo del 1960, all'inizio di marzo del 1960, Bruno fece un seminario nei laboratori di Frascati, dove ormai albergava stabilmente, per vari motivi, perché era vicino al lago di Castel Gandolfo, andava a fare una forma di pesca subacquea che tutti ricordiamo come il toccatinca, perché tutto quello che faceva era di andare a toccare le tinche del lago con un dito e poi non le pescava mai. Fece questo seminario a Frascati in cui lanciò l'idea di passare dal sincrotrone a un unico anello in cui far girare contemporaneamente elettroni e positroni. Aveva ragione, questa era effettivamente la fisica del futuro, ma naturalmente avevo una ragione teorica e subito partì in quarta con l'idea che forse si poteva cambiare rotta al sincrotrone ormai funzionante e trasformarlo in una macchina per elettroni contro positoni. Lui voleva convincere Salvini a convertire il sincrotrone in un anello prima ancora che il sincrotrone avesse cominciato a fare quello per cui era stato progettato, e naturalmente Salvini dovette sudare sette camicie per bloccarlo. My idea focused on the possibility of having electrons and positrons circulating in opposite directions in the same synchrotron. The idea was rejected by the Experimenters' Council because my project would have made the synchrotron unusable for some time. Io conservatore, e forse allenato a una logica propedeutica delle cose, mi opposi e dissi no, non si può. Il sincrotrone è nato per questa fisica e quest'altra fisica che potrebbe richiedere anni non deve mettersi adesso in avanguardia e farci aspettare ancora molti anni. Ma venne una soluzione da parte di Giorgio Ghigo, di Carlo Bernardini e di altri. Perché non facciamo una macchina piccola, sperimentale, per provare gli elettroni contro positroni, per provare questo fascio di annichilazione? In the seminar held in Frascati on March the 7th, Tushek explained the fundamental principles of the positron-electron annihilation processes. As a first step, he explicitly proposed constructing a small ring to be injected with 250 MeV electrons. I prefer to think of it as an experiment rather than as a machine. The experiment I suggest is to study these reactions. And I declare that I think there is nothing else important that can be studied with the same setup. On March the 14th, there was a meeting of Fernando Amann, Carlo Bernardini, Giorgio Ghigo, Nicola Cabibo, Raul Gatto, Giorgio Salvini and Bruno Tushek. It was decided to construct a prototype ring for which around $10,000 was allocated. Tushek was to supervise the project, helped by Ghigo for the technical problems and Bernardini for the theoretical part. On the 16th, Tushek and Ghigo produced a proposal including a timetable for the project's assembly, the fundamental specifications for the magnet, the vacuum chamber and the radio frequency. The name of the machine, ADA, appears for the first time in the summary memorandum dated March the 22nd. The first storage ring was to be mounted on a high platform, its circumference about 5 meters. La macchina piccola si fece, la si chiamò anello di accumulazione, tutto contento Bruno Tushek perché era il nome ADA della zia. Disegnammo un anello ad hoc. In una settimana il progetto era completamente pronto, ci mettemmo a lavorare in quattro, c'era Giorgio Ghigo, Gianfranco Corazza, Bruno ed io. 10 giorni dopo erano piazzati gli ordini, le officine erano già in movimento, che non avevamo dovuto riempire questi moduli terribili che si riempiono
al giorno d'oggi, che non avevamo visto la faccia terribile della burocrazia che impedisce qualunque sviluppo di qualità. This group of 30-year-old researchers had already developed some important skills while working on the synchrotron. They got on well together and respected each other's work. La cosa straordinaria fu che si fidavano di noi. Io ero molto giovane, non è che avessi poi dimostrato particolari capacità, però persone come Salvini, Edoardo Amaldi, si fidavano di noi. L'idea del magnete è di Giorgio Ghigo. Giorgio Ghigo disegnò una cosa estremamente intelligente per il magnete di ADA. With these events, the extraordinary dependability of the Frascati Laboratory's technical staff became apparent. The Magnet Laboratory was run by Giancarlo Sacerdoti. Il magnete è stato progettato da noi, nel nostro laboratorio di Frascati, non nel mio, nel gruppo di cui avevo la gestione, non solo da me ma anche da certo Pasotti e da altri tecnici, diciamo, che erano molto qualificati. Una volta progettato, abbiamo affidato la costruzione della parte in ferro del magnete alla Terni e delle lavorazioni. Tuscic era molto apprensivo, voleva che il programma andasse velocemente, se c'era un ritardo anche di 10 giorni, non dico che si arrabbiasse, ma insomma voleva tornare una volta di più a Terni. Poi quando è finito la costruzione, diciamo, del ferro, l'abbiamo portato al laboratorio di Frascati. Al laboratorio di Frascati abbiamo costruito e realizzato la bobina e poi l'abbiamo consegnata nelle mani di chi sperimentava, dei fisici. L'altra idea importante era quella di come fare l'impianto da vuoto, perché per far girare, per accumulare gli elettroni e i positroni, per farli girare per molte ore dentro la macchina, bisognava che il vuoto fosse incredibilmente spinto, e a quell'epoca non c'erano che le pompe a ionizzazione a promettere di fare vuoti adeguati, e l'unico che sapesse fare in Italia era Gianfranco Corazza. A quell'epoca una pompa a ionizzazione, un prototipo di pompa a ionizzazione, era già stato costruito e funzionava in laboratorio. Ma per la costruzione della camera si dovevano risolvere ancora diversi problemi tecnici. Si dovettero quindi realizzare delle flange con guarnizioni metalliche, imparare a saldare la ceramica al metallo per costruire i passanti elettrici, realizzare dei soffietti lamellari a grande espansione per il posizionamento delle targhette all'interno della camera, con le quali i raggi gamma del sincrotrone venivano convertiti in elettroni e positroni da accumulare. Tuscek era molto impaziente e veniva spesso in laboratorio a sollecitarsi, a visitarsi, e seguiva il progredire del nostro lavoro, si interessava anche alle ragioni di tutte le nostre scelte tecniche. Sapeva che stavamo lavorando su una nuova tecnologia e che avevamo accettato la sfida di portare a termine nel più breve tempo possibile il compito che ci era stato affidato. Nel resto della comunità scientifica, della comunità dei fisici italiani, c'era una profonda diffidenza. Continuavano tutti a chiederci: ma chi ve l'ha detto che si incontrano questi due fasci? Ma chi ve l'ha detto che potete fare delle vite medie così lunghe? Verso la fine dell'anno 60, inizio dell'anno 61, una camera da vuoto provvisoria fu inserita nel magnete che nello stesso tempo era stato costruito, e completa, la camera da vuoto completa con la cavità a radiofrequenza progettata da Mario Puglisi. Così iniziò l'accumulazione dei primi elettroni e positroni e lo studio per l'ottimizzazione del processo di cattura degli elettroni. Il 27 febbraio del 1961, quindi un anno dopo il seminario di Bruno, il seminario in cui veniva proposta l'idea, 27 febbraio
prodigio di quei tempi, successe che i primi elettroni cominciarono a girare dentro la camera vuoto dell'anello. Avevamo la registrazione su carta dei segnali dovuti alla luce che un elettrone che gira in un campo magnetico emette come fosse il faro di un'automobile davanti a sé. Questi segnali non erano poi così flebili, perché li vedeva un fotomoltiplicatore, cioè un dispositivo capace di amplificare segnali luminosi che arrivano su un elettrodo, ma li vedevamo addirittura a occhio nudo. Un elettrone singolo che girava dentro la macchina si poteva vedere a occhio nudo applicando l'occhio a un oblò che era stato predisposto e che era quello a cui poi si abboccava il fotomoltiplicatore. E quindi addirittura cominciò una cosa da circo equestre, perché tutti i visitatori importanti venivano portati su Ada, sulla piattaforma che reggeva Ada, perché mettessero l'occhio per vedere un elettrone singolo, e gli spiegavamo: guarda, che stai vedendo una cosa che non ha mai visto nessuno. We had managed to store 80 electrons, or maybe positrons, we never found out, even after unending discussions about the signals. To produce the decay curve, Peppino Di Giugno, the youngest member of our team, was left alone working at the ring. I was awakened at 7 a.m. by a phone call. There are still 18 of them. Can I kill them? You can easily imagine what my answer was. That was the experimental proof that it was possible to obtain lifetimes of several hours. In July 1961, Raoul Gatto and Nicola Cabibbo published an article in the Physical Review, which was to become known in Frascati circles as the Bible. Con Raoul Gatto ci mettemmo a fare calcoli su come poteva essere utilizzata, il tipo di fisica che si poteva fare con questa macchina, che Bruno aveva ben delineato. Insomma, si trattava di vedere l'annichilazione di un elettrone e di un positrone e l'energia di queste due particelle sarebbe stata completamente disponibile, diciamo, in uno stato tra l'altro puro in senso tecnico, cioè uno stato quantico ben definito, il che avrebbe semplificato, così lui disse, l'analisi dei dati sperimentali, cioè i dati sperimentali dovrebbero stare direttamente collegabili poi a proprietà fondamentali delle particelle. Cioè, il lavoro che facevamo con Gatto non fu che scrivere per esteso quest'idea e poi vederla in dettaglio in tanti casi, però l'idea base l'aveva data lui. Tushek was determined to answer this question, phrased in his own picturesque words. At what frequencies does the quantum vacuum choose to vibrate? This apparently cryptic phrase well describes the idea that in the annihilation process, the energy carried by electrons and by positrons is deposited in the vacuum and in some sense excites it. The results of Gatto and Cabibbo's research fully confirmed Bruno Tuschek's intuition beyond expectations. Electron-positron collisions opened up a whole new physics universe to explore. One year of experimentation showed, one, that it was possible to store electrons and positrons in a 200 MeV ring. Two, that the two different types of particles could circulate for more than 5 hours in the ring. Three, that the energy of the stored particles could be changed simply by changing the current of the magnet. The negative results were, one, our injection method was not good. It only produced a few particles per second. Two,
our idea of using pulsed magnetic fields for improving the capture rate was a failure. When Pierre Marin visited Frascati from the French laboratories of Orsay near Paris, it was found that their linear accelerator could load the beams in ADA much faster than the synchrotron. With Touchek's and Bernardini's agreement, Marin talked it over with his director, André Blanc-Lapierre, who in turn called Amaldi, who then called Salvini, and everyone agreed to move ADA to Orsay. This happened in the summer of 1962. L'anello ADA fu caricato su un camion con le pompe in funzione. Le pompe erano alimentate mediante batterie e era pronto per partire per la Francia. Bruno non lo teneva fermo nessuno, voleva vedere se il camion con queste 8 tonnellate di roba addosso era facile da guidare. Salì nella cabina del camion, lo mise in moto e beccò immediatamente un lampione dei laboratori con panico di tutti perché si poteva ribaltare, poteva succedere di tutto, però era inarrestabile in queste cose. Vabbè, poi si pentì. The story of ADA's shipping to France deserves separate telling. We were moving the ADA donut pumped out with the vacuum pumps functioning and the batteries attached. The customs inspector pointed at the donut and asked, "What's inside?" I replied, "An almost perfect vacuum." How does one declare a vacuum at customs? In February of 1963, ADA was installed and working at Orsay. The LINAC, used for the injection, was only available on weekends, but the enthusiasm for the project made up for the annoyance of passing almost every weekend away from their families. The injection trials produced 10 million each of electrons and positrons. Loading each beam took almost 2 hours. Cominciarono subito le prove di iniezione con l'acceleratore lineare. E si capì che avevamo fatto un affare. Bruno era contento come una Pasqua, avevamo fatto un vero affare. L'acceleratore lineare era un iniettore meraviglioso. Then out of the blue came unforeseen trouble. An intense particle beam showed a significantly shorter lifetime than one with fewer particles. Touchek immediately understood that this phenomenon was due to the forces acting between the particles in a beam. When there are many particles in a beam, it's as if they try to push each other away, so some of them jump out of the machine. The more particles there are, the worse the problem. Once this was understood, the phenomenon was named the ADA effect, and later the Touchek effect. The Touchek effect, it's true, did not allow the production of particle pairs to be seen, but producing photons in electron-positron collisions did not require such high intensities, and those we obtained were sufficient to be sure of beam-beam collisions. Then came the spring of 1963. Never before had a particle beam circulated for hours in a magnetic ring. Never had center of mass collisions been observed. In spite of its being the smallest accelerator in the world, never had so much center of mass energy been available. Si incontra per davvero? Certo che si incontrava. Ma questa misura fu un po' il trionfo di questo prototipo. With these events, we ended our stay at Orsay in mid-1964. However, we did leave a trace behind. Our Parisian friends started constructing their own 500 MeV storage ring for electrons and positrons, guided by Pierre Marin. ADA è stato un grande successo. Ha fatto vedere che elettroni e positroni si possono incontrare e possono dar luogo a quelle interazioni che si volevano studiare. L'idea partita da Touchek, che è realizzata da un gruppo di bravissimi fisici e ingegneri, aveva funzionato. Tutto questo lo si deve alla straordinaria efficienza e alla capacità
di capire la bontà di una proposta, la bontà di un'impresa, di persone come Salvini, come Amaldi, come Felice Ippolito, che ebbe un ruolo molto importante come segretario generale del Comitato Nazionale Energia Nucleare, che era poi l'erogatore dei fondi. Frascati non aveva mai dubitato della possibilità di fare questa interazione di Tushek elettrone-positone, tanto che gli studi per realizzare un anello grande, vero, per poter misurare queste cose erano già avanzati. On November the 9th, 1960, Tushek drafted a proposal for a much bigger ring. In December of the same year, the proposal for a 1.5 GeV storage ring was presented to the INFN at its annual meeting. Fernando Amann had been chosen to prepare a model which was called Adone. Per spiegare il nome di questa macchina devo rifarmi al piccolo anello d'accumulazione che è stato realizzato nel 60 a Frascati. Il suo nome era ADA, la iniziale di anello di accumulazione. Adone sta per grande ADA e comunque per bella macchina. Adone è molto simile nel suo funzionamento a un sincrotrone. Ne differisce essenzialmente per il fatto che nella camera da vuoto circolano due fasce, uno di elettroni e uno di positroni, con velocità opposte. Meanwhile, Tushek became the head of Frascati's theoretical group, fostering a new generation of students. Laureai nel febbraio del 66 e ebbe una fortuna che direi a posteriori è stata straordinaria, perché in quel momento Tushek stava iniziando a formare il gruppo teorico dei laboratori nazionali di Frascati del CNEN, a quell'epoca era il CNEN. In corrispondenza al fatto che lui, dopo aver contribuito e concepito ADA e contribuito al suo successo e al suo funzionamento, si era lanciato assieme agli altri fisici dell'Università di Roma e di Frascati nella impresa molto maggiore che era quella della costruzione di Adone, e mise alcuni del suo gruppetto a lavorare e a farci fare quello che lui chiamava guadagnarci il pane e burro. Anzi, lui diceva il pane e burro, signorina. Eccetera. E devo dire la verità che ci ha dato un insegnamento importantissimo, cioè che un gruppo teorico in un laboratorio nazionale specialmente può fare poi anche cose che sono divertenti, interessanti, ma il nostro dovere principale, secondo lui, era quello di fare il lavoro necessario per far funzionare e interpretare gli esperimenti. Anzitutto, naturalmente, c'era il fatto che durante il giorno si lavorava, si pensava, lui ci stimolava, cercava di farci risolvere un problema, noi andavamo a casa la notte e lavoravamo, una volta su 10 riuscivamo a risolvere il problema, quella volta su 10 naturalmente l'aveva già risolto lui il giorno dopo. Però la soddisfazione di sapere che avevamo fatto qualcosa che anche lui aveva fatto, ma era incredibile. Bruno tornò a Frascati durante la costruzione di Adone e si mise a fare il consulente di Adone, però non era molto contento all'idea di lavorare su Adone, perché Adone, a differenza di Ada, che era una piccola macchina completamente nelle nostre mani, Adone era un'impresa a livello, come dire, industriale. Questo portava molti problemi, anche teorici, uno dei quali era quello delle correzioni radiative. In altre parole, diciamo un calcolo teorico della probabilità di irraggiamento degli elettroni e dei positroni che circolavano ad Adone, e che era un fattore importante. Difatti era una cosa, diciamo, che era molto più importante di quanto non si fosse mai pensato prima, e lui capì immediatamente che era fondamentale. Il problema che noi trattammo a quell'epoca fu poi ripreso come molto importante all'EP di Ginevra e via di questo passo. Una cosa che ricordiamo tutti e ci diverte tuttora dopo tanti anni è il fatto che mentre facevamo quel lavoro c'era una certa quantità, una certa, diciamo, funzione teorica, funzione dell'energia dei fasci di elettroni e positroni. Questa funzione rappresentava appunto la quantità di irraggiamento degli elettroni e dei positroni,
e lui la chiamò il Bond Factor. Perché lo chiamò il Bond Factor? Eravamo negli anni 60, quindi i primi film di James Bond, naturalmente. Il Bond Factor all'energia dei fasci di Adone valeva 0,07. Naturalmente adesso vale di più, quindi in realtà non si chiama più il Bond Factor. Ma lui, a proposito, essendo il Bond Factor, utilizzò il simbolo greco beta per la B per ricordare che rappresentava questa quantità. Il simbolo è rimasto, il nome no, perché la quantità è una funzione dell'energia e quindi cambia con le nuove macchine a un valore diverso. Towards the mid-60s, the Ippolito case came out and the research work at the laboratories was deeply affected. Adone's construction was considerably delayed. The golden years were fading, the atmosphere changed totally. All this hurt Bruno's spirit and character deeply. Adone was nevertheless finished and started running in 1969, 9 years after the first draft of Tuschek's official proposal. Adone, come macchina per fare fisica, poteva essere pronta un pochino prima, fu pronta solo nel 69. Questo non compromise le nostre priorità. Il maggio francese arrivò anche da noi, arrivò nei laboratori e l'attività con Adone ne risentì molto. Di fatto avemmo una paralisi della durata di un anno e mezzo, durante la quale Bruno soffrì molto. Lui si sfogava facendo i suoi disegni, nei quali rappresentava anche la contestazione studentesca, imparzialmente rappresentava come quadrumani sia gli studenti che i professori. In 1972, Bruno Tuschek was named a member of the Accademia Nazionale dei Lincei, Italy's equivalent of the Royal Society. He finally became a full professor of Rome University in 1978. Italian law, as a matter of principle, excluded foreigners from becoming professors. Io ero in commissione, veramente mi vergognavo di dover essere nella commissione che attribuiva al mio maestro, perché insomma, Bruno per me era il maestro, un titolo che avrebbe dovuto avere ben prima. Si era rimesso a fare il fisico teorico, aveva un po' ripreso da un altro punto di vista le interazioni deboli, si era messo a speculare sul problema delle masse e sul problema della costante di Fermi delle interazioni deboli, con idee che poi si materializzeranno in una forma certamente più complessa di come pensava lui. Teneva dei corsi con grande sua soddisfazione e anche con soddisfazione di chi andava ad ascoltarli, perché come al solito era un professore di qualità unica al mondo. La sua capacità di disegnare lo spingeva perfino a degli eccessi. Questa è la mano. La direzione del pollice è la direzione della forza, la direzione della velocità è questo, e la direzione del campo magnetico è questo. Per orientare questa mano possiamo subito trovare il senso di percorso. Il senso di percorso degli elettroni con questa convinzione. Dico che lo uso due volte, quindi come lo chiamo non fa niente, non fa nessuna differenza. Campo magnetico. Nel frattempo
era successo che una delle famose risonanze strette che tutti quanti noi avevamo desiderato di vedere era stata vista appena sopra l'energia massima di Adone, quindi noi l'avevamo mancata, nonostante avessimo progettato un dispositivo fatto apposta per vedere questo tipo di oggetti. Bruno fu preso da un terribile disappunto, anche perché forzando un po' la macchina, col permesso di Fernando Amman, la risonanza la vedemmo pure a Frascati, ma non ci sarebbe mai venuto in mente di forzare l'energia della macchina senza un motivo plausibile. Questa apertura di Tuscek su elettrone positrone, sull'antimateria, in realtà è una di quelle cose che si possono chiamare l'idea madre del secolo, perché difatti quest'idea produsse il coraggio di creare particelle nuove nell'urto elettrone positrone, però fece anche capire che l'interazione tra materia e antimateria, per esempio anche protone e antiprotone, era una linea chiave per capire la struttura delle particelle elementari, quindi del nostro universo. Bene, ho detto questo perché pochi anni dopo i successi di Adone, l'idea di mettere insieme urti elettrone, urti materia e antimateria venne raccolta anche dal CERN per merito di Rubbia, di altri e forse anche un po' per merito mio, e si fecero urti protoni e antiprotoni, ma allora eravamo a un'energia ben maggiore. Si potevano fare urti di protoni di 300 GeV contro protoni antiprotoni di 300 GeV, energia totale nel centro di massa di 600 GeV. A farla breve, si poteva dar la caccia a quelle misteriose particelle, si chiamano bosoni intermedi, bosoni deboli, che sono il W e lo Z0, e dar la caccia all'esistenza di queste particelle. Non si poteva fare in altro modo che con protone e antiprotone. Bene, queste ricerche ebbero successo, forse lo sapete, e si scoprirono i bosoni W e Z0. For this research, Carlo Rubbia and Simon van der Meer won the Nobel Prize in Physics in 1984. CERN was already the most advanced research laboratory in Europe when Rubbia proposed changing the superproton synchrotron into a proton-antiproton collider in 1976. That was the period, the autumn of 1977, in which Tuscek moved to CERN as a visiting scientist. Tuscek ha dato un contributo fondamentale anche in quell'attività leggermente diversa che io ho portato avanti al CERN, di collisione non tra elettrone e positrone, ma tra protone e antiprotone. E mi ricordo che lui era assolutamente entusiastico di questo tipo di attività, al punto che venne a Ginevra, quando io avevo iniziato questo programma, specificamente per lo scopo di poter lavorare con noi per portare avanti questa seconda attività fondamentale, che non era la collisione tra elettroni e positroni, ma piuttosto la collisione tra protoni e antiprotoni. I'm here because the machine designers, basically the minds behind CERN's scientific policy, proposed an electron-positron machine better than all the others. I'm afraid that it's the megalomania of having the last word. Tuscek wrote to Paul Foreman on November the 23rd, 1977, that he had been called to CERN to approve an idea he was against, to build bigger and bigger machines before the results from the other existing machines had been analyzed and studied. Lui passò praticamente gli ultimi 4-5 mesi della sua vita tra l'Hôpital de la Tour, che era a qualche centinaio di metri dal CERN, e il CERN stesso, e io lo andavo a trovare, lui veniva a trovarmi, e ci ha dato molte idee, molte possibilità e molte cose. E
Io vorrei testimoniare l'importanza fondamentale che Tuscia ha avuto non solo negli elettroni positroni, ma anche nel campo delle collisioni tra protone e antiprotone. Purtroppo la natura non gli ha permesso di vedere anche questo risultato, che evidentemente ha completato, se vogliamo, l'opera italiana o europea nel campo degli acceleratori, una vera e propria rivoluzione culturale di cui lui è stato certamente il primo e il più importante motore. E poi quando si ammalò, piano piano il suo declino fu una causa di dolore profondo per molti di noi. Al momento in cui la sua situazione fisica stava peggiorando, fuggì e tornò in Austria. Bruno Tuschek died in Eagles, Austria on the 25th of May 1978. Thank you.